Buon pomeriggio dallo stadio Zoboli di Carbonia per la prima giornata del campionato di promozione regionale, prima giornata di ritorno naturalmente, che vede Carbonia quest'oggi protagonista contro la formazione della Monastir. Tutto pronto per l'inizio della partita, diamo subito le formazioni ufficiali con le due squadre schierate a centrocampo per i saluti di rito. Il Carbonia scende in campo con Bove, Pisu, Massa, Ciccu, Di Meglio, Boi, Carta, Foddi, Foglia, Marini, Trogu. Alla parte opposta il Monastir schiera Zanda, Cossusai, Cadelano, Manca, Cardia, Fois, Daniele Poddesu, Federico Poddesu, Becciu, Masala. Gli allenatori rispettivamente sono Maurizio Largiu per il Carbonia e Riccardo Spini per il Monastir. L'arbitro dell'incontro è il signor Frau della sezione di Oristano. Squadre schierate, naturalmente il pallone in gioco, chiaramente attende il piazzamento di qualche suo compagno di squadra prima di rimettere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Finalmente trova smarcato il suo compagno, si trattava del numero 8 Poddesu. Daniele Poddesu ha cercato il controllo, non è riuscito, il pallone nuovamente dalla metà campo del Monastir che può ripartire, sempre da destra a sinistra, allarga il gioco col numero 2 Cossu, la palla però si perde direttamente a bordo campo, nulla di fatto su questa azione da parte dei giocatori del Monastir, per cui risultato sempre fermo, cari amici sintonizzati su telesardegnanetwork.com, 0-0 a reti bianche qui allo stadio Zoboli di Carbonia in questa prima giornata di ritorno del campionato regionale di promozione. Naturalmente seguiremo tutte le partite del Carbonia Calcio sia in casa sia fuori casa. La rimessa che è avvenuta da parte dei giocatori minerari con il lancio sulla corsia di sinistra, l'intervento da parte di Cossu spedisce nuovamente il pallone in out, per cui attendiamo la ripresa del gioco con questa nuova rimessa. Carbonia che cerca di affondare pian piano venendo in avanti, l'appoggio verso Foglia è stato nuovamente respinto dai giocatori del Monastir, rimessa ad opera di Massa sempre sulla sinistra. Batte il fallo laterale in questo istante cercando il suo compagno di squadra che poi viene però anticipato, si trattava esattamente di Bibo Carta. Ancora Carta cerca di intercettare il pallone, un po' di confusione a centrocampo. Adesso è Daniele Poddesu per la formazione ospite, rilancia il pallone in profondità dove però nessun giocatore è ben appostato, per cui a gioco facile ancora il Carbonia per ripartire sulla posizione d'attacco. Attenzione allo scatto di Marini, va in pressione sul suo diretto avversario che però ha avuto la meglio, cerca di aggirare il giocatore del Carbonia, vi riesce e quindi sono i giocatori attenti da Spini che cercano il contropiede sulla corsia di sinistra. Attenzione allo scatto di Poddesu, Federico Poddesu davanti a sé il suo diretto avversario, finisce a terra, una spallata da parte di Di Meglio fa andare giù il giocatore della formazione ospite, per cui si riprenderà con un calcio di punizione giustamente assegnato dal direttore dell'incontro il signor Frau della sezione di Oristano in favore della squadra ospite. Si trattava però di Becciu e non di Poddesu nell'occasione del fallo ad opera di Di Meglio, per cui c'è il calcio di punizione assegnato in favore del Monastir. Tutto pronto con Masala, il giocatore con la maglia numero 11, pronto alla battuta quando siamo giunti intorno al 7 minuto e 30 secondi del corso di questo primo tempo. Risultato ancora per le bianche 0-0. Parte il traversone in aria, attenzione perché il Monastir ha avuto la palla gol, la palla viene ribattuta dal giocatore del Carbone, si trattava esattamente di Massa se non vado errato. Fatto sta che comunque in due tempi la formazione mineraria è riuscito a svettare appunto questo attacco, a sventare questo attacco della formazione del Monastir che si è resa veramente insidiosa. Riparte ancora la squadra ospite che sta subito cercando di prendere un po' in mano le redini dell'incontro con numero 11 Masala in possesso del pallone, fa movimento Masala, cerca ancora il suo compagno di squadra esattamente Poddesu, avanza ancora lui, cerca chiaramente di sfondare, poi ancora Fuis è finito a terra, ma poi successivamente anche il fallo da parte dello stesso giocatore numero 7 su Bibo Carta, per cui l'intervento del direttore di gara ferma il gioco e da segno con il calcio in punizione in favore del Carbonia. Carbonia che qualche istante fa veramente ha subito un'azione pericolosissima da parte del Monastir che è andata vicinissima al gol sotto porta, la palla è stata una prima volta ribattuta da un giocatore minerario e poi ancora l'intervento del portiere per salvaguardare naturalmente la propria porta, per cui il risultato, chiedo scusa, ancora fermo sulla parità 0-0 quando siamo giunti all'8 minuto e 30 secondi nel corso di questo primo tempo.
il rilancio della formazione nata Maurizio Largo in piena area, la palla che viene allontanata dai giocatori del Monastir, spedita lontano dalla propria area di rigore, intercettata ancora da Massa che cerca il controllo difficile, riesce molto bene, l'appoggio è verso Foddi, buono lo stop col petto, cerca ancora di affondare ma poi sbaglia il tocco, il pallone stesso terminato al di là delle linee bianche, per cui il Monastir dovrà rimettere il pallone in gioco. Rimessa che avviene in questo istante è indirizzata verso il numero 7 Fuis, che viene pressato, per cui ci sarà la nuova rimessa in favore del Carbone. Il pallone recuperato da Cossu, sempre sulla corsia di destra rispetto al versante d'attacco della formazione del Monastir all'altezza della fascia mediale del campo. La rimessa è di Cossu. Il pallone ancora intercettato dal numero 7 Fuis, uno scambio con i giocatori minerari, poi ancora un batti ribatti, verde e fallo probabilmente in favore del Monastir, direttore dell'incontro, per cui ci sarà questo calcio di punizione qualche metro più avanti rispetto alla fascia di centrocampo per il Monastir, che pian piano sta venendo pericolosamente in attacco, ha avuto sui piedi già una buona palla per portare in vantaggio proprio la formazione del Monastir. La formazione del Monastir si è resa minacciosa, adesso seguiamo l'azione ancora sempre da parte dei giocatori ospiti che cercano la botta al volo, palla ribattuta, ancora Carbonia che cerca di difendersi come può in questa circostanza con il solito Maurizio Pisu, viene pressato, guadagna però la rimessa laterale, attendiamo ancora rimessa in gioco da parte di Maurizio Pisu, rimessa che avviene in questo istante, il pallone nuovamente controllato dai giocatori del Monastir per vie orizzontali, l'apertura è di Masala, cerca di trovare smarcato Cossu che può avanzare, avanza ancora la formazione di Spini, pressata però dai giocatori minerari che poi a loro volta appoggiano il pallone stesso nuovamente sui piedi dei giocatori in maglia nero-blu, rimessa laterale per il Monastir, attendiamo il traversone, la palla è ribattuta probabilmente da un giocatore del Carboni, infatti così è, ci sarà il calcio d'angolo assegnato proprio alla formazione ospite quando siamo giunti quasi all'undicesimo minuto del corso di questo primo tempo, risultato sempre fermo sulla parità 0-0 con il Monastir che sta venendo minaccioso in avanti, ha avuto già una buona palla a gol non sfruttata al meglio, adesso seguiamo le azioni d'attacco della formazione Monastir, parte il traversone in piena area, la palla ribattuta dalla difesa del Carbone che cerca di allontanare il pallone stesso indirizzato verso Simone Marini, cerca lo scatto l'attaccante del Carbone con la maglia numero 10, palla stessa deviata dai giocatori, si trattava probabilmente in questa circostanza di Cadelano intervenuto per fermare lo scatto da parte di Marini, Simone Marini, per cui fallo laterale all'altezza della fascia mediana, sempre Maurizio Pisu con le mani cerca di raggiungere proprio l'appoggio verso Marini, la palla intercettata ai difensori del Monastir che cercano ancora di rilanciare il pallone in avanti, ma sbagliano tutto, Carboni che riparte, attenzione, la formazione minerale è insidiosa sulla corsia di destra, parte il traversone, l'intervento difensivo del Monastir che cerca di allontanare il pallone come può, insiste ancora la formazione di Maurizio Largo sulla sinistra con il traversone ad opera di Trogu, se non vado errato, c'è stata una deviazione, forse l'ultimo tocco da parte di Cicu, se non vado errato, il pallone terminato direttamente a bordo campo. Una buona azione da parte della formazione mineraria in questa circostanza, prolungato un primo traversone da destra sul quale nessun giocatore del Carboni era ben appostato e poi sull'azione successiva un altro traversone, l'intervento di Cicco, il pallone che si è perso a fondo campo. Nulla di fatto, sempre 0-0 qui allo Zoboli tra Carboni e Monastir in questa prima giornata di ritorno appunto del campionato di promozione regionale. Il rilancio da parte di Zanda, il pallone controllato ancora a centrocampo, può avanzare la formazione di Spini con questo lancio piattone destro, lo stop è esattamente di Poddesu, Daniele Poddesu cerca di avanzare, cerca il lancio ancora in avanti indirizzandolo verso Fois, a gioco facile però la difesa del Carbonia che nuovamente con Di Meglio imposta l'azione offensiva dalla propria area di rigore, dalla propria metà campo meglio. Riparte però il Monastir con lo stop buono da parte di Masala, mette giù il pallone, la profondità sulla corsia di destra è di Cardia, anzi si trattava di Poddesu, Daniele Poddesu, ancora lui in possesso del pallone, intercetta per un istante Foddi, va in pressione sul suo diretto avversario, ma insiste ancora la squadra allenata a Spini, il lancio adesso sulla corsia di sinistra dove stoppa il pallone Usai, attende chiaramente il piazzamento dei compagni, poi pressato, deve allargare il gioco indirizzandolo verso il numero 11 Masala, si accentra Masala, attende il piazzamento dei compagni, allarga il gioco ancora sulla corsia di destra dove trova ben smarcato Cossu, il pallone però varca la linea che delimita il rettangolo di gioco e quindi
quindi si perde direttamente a fondo campo, rimessa in gioco per il Carbonia all'altezza della propria rigore, rimette il pallone in gioco in questo istante, il pallone stoppato bene ancora dai giocatori allenati da Maurizio Largiu con Pisu, lo scambio con Cicu, cerca il lancio in profondità indirizzandolo verso Marini, l'errore da parte dei giocatori del Monastir, Marini quindi cerca di allargare il gioco sulla corsia di sinistra dove trova smarcato Federico Trogu, mette giù il pallone Trogu, cerca ancora il lancio in piena area, attenzione Carbonia è insidioso, vediamo il pallone viene allontanato ancora ai difensori della formazione del Monastir che hanno avuto gioco facile in questa circostanza e poi l'intervento del portiere che ha bloccato il pallone. Si perde così l'azione d'attacco della squadra del Carbonia quando siamo giunti intorno al 13° minuto e 50 secondi nel corso di questo primo tempo, sempre il risultato fermo sulla parità 0-0. Il Monastir imposta questa nuova azione offensiva, il lancio però è completamente sbagliato, il pallone stesso terminato al di là della linea bianca all'altezza della panchina di mister Maurizio Largiu, rimessa in gioco ancora per la formazione mineraria con il lancio indirizzato verso Trogu che però, anzi no, Marini non riesce ad agganciare questo pallone, un batti ribatti, sempre il Monastir che cerca la pressione sui giocatori del Carbonia, guadagna la rimessa laterale, finora veramente scarse le emozioni tranne l'azione del Monastir sotto porta e non c'è stato però il tap-in vincente, mentre dalla parte opposta il Carbonia ci ha provato con due traversoni, una prima volta da destra, l'altra volta un'altra volta a sinistra, però nessun attaccante ben appostato per la deviazione vincente. Finora tutto qua il match tra Carbonia e Monastir allo Zoboli. Ancora la rimessa sulla corsia di sinistra, incaricato della battuta Eusai, viene colto però in controfallo per cui ci sarà rimessa questa volta assegnata al Carbonia. Rimessa che è avvenuta in questo istante, molto fiscale ancora il direttore d'incontro, credo che assegni nuovamente la rimessa in favore della formazione del Monastir per ben due volte, una prima volta il Carbonia, poi prima il Monastir, poi anche il Carbonia, insomma colte in fallo. Per cui rimessa assegnata ancora una volta alla formazione ospite, il lancio in profondità viene intercettato ancora dai difensori del Carbonia, nuova rimessa sempre assegnata al Monastir che pian piano si sta portando in avanti nella metà campo mineraria, cerca di affondare la squadra di Spini con questa nuova triangolazione, attenzione parte il tiro e gol, c'è il gol, bellissima rete da parte di Becciu esattamente al 15° minuto nel corso di questo primo tempo, un eurogol di Becciu, ha visto forse anche un po' leggermente fuori dai pali l'estremo difensore del Carbonia, fatto sta veramente un tiro incredibile che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali, per cui il vantaggio della formazione del Monastir a sorpresa, veramente c'era stata una prima azione insidiosa del Monastir che non era riuscito a battere l'estremo difensore Daniele Bove, in questa circostanza il gran tiro di Becciu si è insaccato proprio sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore Bove che è dovuto andare in fondo al sacco a recuperare il pallone, per cui al 15° minuto di questo primo tempo Monastir in vantaggio 1-0 per la squadra allenata da Spini che chiaramente, così come detto già in apertura di telecronaca, aveva già battuto nella gara di andata proprio la formazione mineraria. 1-0, inizia in salita così per la formazione del Carbonia questa partita con il Monastir nuovamente in possesso del pallone, vediamo se c'è la reazione da parte dei giocatori del Carbonia con questo rilancio in profondità e ancora l'intervento da parte del Monastir che chiaramente cerca di controllare il pallone dopo questo vantaggio, avanza la squadra di Spini dalla propria metà campo sulla corsia di sinistra, il tocco è indirizzato verso Federico Poddesu, viene pressato, Carbonia nuovamente in possesso del pallone con l'aitante Simone Marini, cerca di convergere verso il centro, viene pressato da due giocatori avversari, subisce il fallo e quindi ci sarà il calcio di punizione proprio assegnato in favore del Carbonia. Carbonia che cerca subito la reazione dopo essere andato sotto di un gol. C'è stato veramente un eurogol da parte del numero 10 Becciu che ha scagliato un gran tiro veramente formidabile, il pallone si è saccato sotto l'incrocio dei pali, per cui questo è il vantaggio della formazione del Monastir. Ci prova adesso naturalmente lo specialista sui calci piazzati Simone Marini, pronto alla battuta, attendiamo naturalmente il tiro da parte del giocatore con la maglia numero 10 del Carbonia che già in questa stagione ha segnato diversi gol proprio sul calcio piazzato, tutto pronto, siamo a circa 25-27 metri, parte questa volta però il lancio da parte di Marini e poi ancora un tiro successivo da parte di un giocatore compagno di squadra, il pallone si perde a fondo campo, ci ha provato comunque subito nella reazione immediata
del Carbonia, la squadra allenata da Maurizio Largiu, ci ha provato questo gran tiro a lunga distanza, il pallone però non ha inquadrato la porta, per cui si è perso direttamente a fondo campo. Nulla di fatto sull'azione offensiva del Carbonia. Quando ci apprestiamo a raggiungere il 18° minuto del corso di questo primo tempo, ricordiamo il Monastir in vantaggio per 1-0 allo stadio Zobori di Carbonia, grazie al gol realizzato da Becciu direttamente con un gran tiro, veramente un tiro spettacolare che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Sulla corsia di sinistra all'altezza della fascia media del campo rimette il pallone in gioco Usai nel tentativo di mettere in movimento proprio l'autore del gol, Becciu, non riesce a trattenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco, per cui ci sarà rimessa proprio in favore della formazione quest'oggi scesa con la divisa bianca e bordi blu, esattamente quella del Carbonia con Di Meglio. Ha rimesso il pallone in gioco, il tocco di Marini verso il suo compagno di squadra, si trattava di Michele Foglia. Non si intendono i due, il pallone stesso termina al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco, sempre sulla corsia di sinistra rispetto al versante d'attacco della formazione del Monastir. Un batti ribatti, il pallone nuovamente in fallo laterale, dovrà essere rimesso il pallone in gioco, il Carbonia che deve cercare assolutamente di accelerare se vuole tentare ovviamente di riportarsi sulla parità. Troppo lento finora il gioco visto in campo da parte delle due formazioni, ne ha approfittato comunque il Monastir al primo tiro vero verso la porta difesa da Bove, è riuscito ad inquadrare la porta e quindi a portarsi in vantaggio. Ancora sulla corsia di destra il lancio è di Poddesu, trova ben smarcato Cossu che può avanzare, sempre molto incisivo, parte il lancio in profondità, però il pallone è troppo lungo in una zona del campo dove nessun giocatore attaccante del Monastir è appostato, per cui ci sarà la rimessa in gioco proprio in favore della formazione mineraria con Daniele Bove pronto al rinvio. Si appresta al rilancio Bove, palla lunghissima, supera la fascia centrale del campo nella zona dove cerca di intervenire di testa ancora la formazione mineraria, non riesce nell'intento, hanno gioco facile i giocatori del Monastir che poi avanzano, subiscono anche il fallo, calcio di punizione per il Monastir che sta tenendo molto bene in questo inizio di partita il rettangolo di gioco, così come era venuto comunque anche nella gara d'andata. Monastir ben allenato dal suo mister Riccardo Spini. Il rilancio da parte di Cardia, palla lunga indirizzata verso il suo compagno di squadra Poddesu che però viene anticipato, ma sempre Monastir che insiste, il pallone è giunto tra i piedi di un attaccante colto però in posizione irregolare, c'è il gioco fermo per l'intervento arbitrale, per cui si riprende con un calcio di punizione assegnato in favore del Carbonia, mentre ci avviamo al 20° minuto del corso di questo primo tempo, sempre il risultato di 1-0 in favore della formazione del Monastir grazie al gol realizzato al 15° minuto da Becciu. Carbonia che cerca di riportarsi nella metà campo avversaria, sbaglia però l'appoggio, il pallone stesso terminato direttamente in out, per cui attendiamo la ripresa del gioco, ci sarà chiaramente il fallo laterale assegnato alla squadra ospite. Carbonia che vuole certamente una striscia positiva, così come era già accaduto, insomma aveva messo dentro una serie di risultati utili consecutivi che l'avevano allontanato decisamente dalla zona bassa della classifica, poi erano arrivate anche due sconfitte consecutive, la vittoria di domenica scorsa contro il Sant'Antioco e adesso quest'oggi però sta perdendo in casa contro il Monastir. Carbonia un po' con un ritmo altalenante in questa stagione. Il Carbonia dovrà rimettere il pallone in gioco con l'estremo difensore Bove, palla lunghissima nella metà campo avversaria, nella zona dove può controllare agevolmente il pallone Marini, l'appoggio verso il numero 7 Bibo Carta, allarga il gioco col piattone destro indirizzandolo verso Massa, cerca di affondare la formazione di Maurizio Largiu con l'intervento ancora dei giocatori minerari, parte il traversone verso Federico Trogu, se non vado errato ancora Trogu cerca di intervenire, si trattava forse di Michele Foglia anticipato all'ultimo istante. Carbonia che cerca di venire in avanti nel tentativo di riportarsi sulla parità, ancora Di Meglio appoggia il pallone stesso verso Boi, può avanzare la formazione mineraria, sulla corsia di sinistra è Massa in possesso del pallone, ancora Carbonia che cerca di venire in avanti, il rilancio viene però intercettato dalla squadra allenata da Spini, la pressione dei giocatori minerari con vediamo il giocatore del Carbonia che viene ammonito, Bibo Carta è stato ammonito in questo frangente per il fallo ai danni del suo diretto avversario, un tentativo di pressione sul giocatore, c'è stato il fallo, si trattava in questa circostanza esattamente di Becciu che è rimasto a terra dolorante, anzi sta per riprendersi l'autore del gol, comunque l'ammonizione riportata verso il giocatore del Carbonia, Bibo Carta, in questa circostanza quando siamo giunti al 23° minuto nel corso di questo primo tempo, sempre 1-0 il vantaggio per il Monastir.
attendiamo il calcio piazzato con Masara sul pallone, vicino a sé anche il giocatore con la maglia numero 8, se non vado errato, Poddesu, tutto pronto per questo calcio piazzato. Sarà Masara ad appoggiare il suo compagno di squadra, vediamo poi che cosa combinerà su questo calcio di punizione. Parte il traversone in piena area, non riescono a staccare i giocatori compagni di squadra del Monastir nell'area del Carboni, e l'azione quindi spuma, si perde direttamente a fondo campo. Nulla di fatto, ci avviciniamo come abbiamo detto prima al 25esimo minuto del corso di questo primo tempo, esattamente 24esimo minuto del corso del primo tempo, sempre 1-0 il vantaggio del Monastir. Rilancio che avviene in questo istante, la palla ancora sul trequarti campo del Monastir, Carbonia cerca di affondare, vediamo se riesce nell'intento, ancora con la squadra allenata Maurizio Largi, in possesso del pallone, cerca la penetrazione, il pallone che viene allontanato dai giocatori del Monastir, ancora il Carbonia che va a recuperare questo pallone pericolosissimo, viene colto in posizione regolare, mi pare però inesistente in questo caso, non c'era forse fuori gioco. Chiaramente sarebbe bello rivederlo alla moviola, fatto sta che l'azione del Carbonia era sul filo del fuorigioco, si è alzata la bandierina, il collaboratore di destra del direttore di gara, il signor Flau della sezione di Oristano, tra le proteste del pubblico con Federico Trogu, se non vado errato, che era prontissimo allo scatto, alla penetrazione in piena area, chiaramente Trogu, giocatore sempre molto insidioso. Sempre il gioco che riprende con il Monastir in vantaggio per 1-0, Carbonia che ha provato in questa circostanza a rendersi veramente minaccioso con un lancio in piena area, è stato colto però in posizione regolare appunto sul filo del fuorigioco. Ancora il Carbonia in possesso del pallone con Simone Marini, cerca la triangolazione, ancora a Trogu, vediamo se riesce a raggiungere il pallone, è sempre Trogu in possesso del pallone, cerca anche il dribbling e poi viene fermato il calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore della formazione mineraria che cerca la reazione dopo essere andata sotto di un gol. Ci prova la squadra di mister Maurizio Largiu a rimettersi chiaramente in carreggiata. Attendiamo il secondo angolo della partita in favore del Carbonia con il solito Simone Marini, sempre dall'out destro del versante d'attacco del Carbonia. Parte lo spiovente in aria, l'intervento dei difensori del Monastir che riescono a liberare il pallone direttamente in fallo laterale, la rimessa sarà assegnata ancora una volta alla formazione bianco-blu. Attendiamo chiaramente la rimessa in gioco in favore del Carbonia con Pisu che recupera il pallone sempre sulla corsia di destra, attende il piazzamento dei compagni prima di trovare smarcato qualche compagno di squadra, cerca di indirizzare il pallone stesso verso il suo compagno, si trattava di Simone Marini, fermato nuovamente in fallo laterale. Si gioca adesso a ridosso dell'area di rigore sull'out destro. Rimessa che avviene in questo istante, ancora Simone Marini, controlla il pallone, col sinistro lo appoggia verso il centro, a Ciccu cerca il dribbling, parte il traversone verso l'area avversaria, hanno gioco facile i giocatori del Monastir in questa circostanza e possono ripartire da destra a sinistra con il rilancio ad opera di Cossu, sempre sulla fascia destra, molto attivo, l'appoggio indirizzato a Fois, cerca lo scatto Fois, poi deve appoggiare il pallone all'indietro, sempre Masala, giocatore che è onnipresente su tutto il rettangolo di gioco, allarga sulla fascia destra però nel tentativo di servire il numero 7 Fois anticipato, e quindi Carbonia che può ripartire, sempre la formazione minerale in possesso del pallone, lancio di 40 metri, palla che giunge sui piedi di Trogu, ha davanti a sé un avversario, ancora Trogu cerca di trattenere questo pallone all'interno del rettangolo di gioco, finisce a terra, non c'è fallo, non c'è neanche calcio d'angolo, si lamenta proprio il giocatore del Carbonia che è chiaramente di Sant'Adi ma che veste la maglia bianco-blu, ritornato dopo qualche stagione, ritornato a vestire la maglia del Carbonia, Federico Trogu, giocatore sempre molto molto insidioso. Attendiamo adesso la rimessa in gioco quando siamo al 26esimo minuto e 30 secondi nel corso di questo primo tempo, sempre 1-0 il vantaggio in favore della formazione allenata da Spini grazie alla rete realizzata da Becciu al 15esimo minuto del primo tempo, un Eurogol, gran tiro che si è insaccato all'incrocio dei pali, veramente una gran bella rete da parte di Becciu. Ancora il Carbonia che va in pressione, cerca di recuperare questo pallone con Foddi, allarga il gioco sulla corsia di destra, indirizzato verso Marini, Marini all'uno contro uno, ancora Marini cerca il dribbling all'ultimo istante, a gioco facile il giocatore della formazione di ospite, chiedo scusa, si trattava di Manca se non vado errato in questa circostanza, e poi il successivo fallo da parte dello stesso Simone Marini che poi viene anche ammonito in questa circostanza per il fallo ai danni del suo diretto avversario, per cui gioco fermo quando siamo esattamente al 27esimo minuto del corso del primo tempo, sempre 1-0 in favore del Carbonia.
Si riprende con il calcio di punizione in favore della formazione del Monastir, pronto alla battuta il numero 1 Zanda, tutto pronto per questo calcio di punizione, rimessa che viene in questo istante, la palla altissima che giunge nella zona del campo dove possono respingere i giocatori a Carbonia con Di Meglio di testa, il pallone poi viene toccato all'ultimo istante da un giocatore del Monastir, si trattava in questa circostanza di Masala, per cui la rimessa è per il Carbonia, all'altezza della fascia mediana è sempre Di Meglio, tutto spostato sulla destra, rimesso il pallone in gioco in questo istante, lo stop è di Trovu, ancora Trovu, l'appoggio all'indietro per Di Meglio, parte il traversone ad opera di Di Meglio, il pallone è nuovamente in possesso dei giocatori del Monastir che toccano però il pallone stesso e lo spediscono in fallo laterale, per cui ci sarà rimessa in gioco in favore della formazione allenata da Maurizio Largiu dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione qui sulla tribuna stampa dello stadio Zoboli di Carbonia, rimessa che è giunta, che è stata effettuata in questo istante, giunge ancora sui piedi dei centrocampisti minerari, fanno ripartire l'azione in attacco, il lancio in profondità indirizzato verso Michele Foglia, anticipato all'ultimo istante dal portiere, esattamente Zanda è uscito proprio a ridosso dell'area di rigore, è riuscito ad impadronirsi del pallone, rimetterlo in gioco, palla nella zona del campo dove può intervenire ancora per un istante la formazione della Cosmoto Monastir, ma c'è fallo, dice l'arbitro, per cui calcio di punizione ancora segnato in favore del Carbonia. Rimessa che avviene in questo istante, il lancio sulla corsia di sinistra dove c'era smarcato Trovu, è stato anticipato dal giocatore, suo diretto avversario, ancora Trovu in possesso del pallone, sempre sulla corsia di sinistra, cerca l'appoggio con Massa, parte il traversone, la palla che giunge dalla parte opposta, l'intervento difensivo dei giocatori del Monastir che possono allontanare il pallone direttamente in fallo laterale vicino alla bandierina che delimita il rettangolo di gioco, per cui Carbonia nuovamente in profondità, in attacco alla ricerca del gol del pareggio. Attendiamo la rimessa in gioco, Carbonia che cerca di rendersi minaccioso naturalmente ogni qualvolta si affaccia verso l'area di rigore avversaria, parte il traversone, palla a campanile, sono i difensori centrali del Monastir che riescono a liberare come possono, ancora il Carbonia minaccioso, tentativo di tiro da parte di Ciccu, se non vado errato ha ciabattato un po' il pallone in questo frangente, la palla si è persa qualche metro sulla destra dell'estremo difensore Zanda, ma buona ancora l'iniziativa da parte dei giocatori minerari che ci provano ovviamente a recuperare la partita, non è facile perché il Monastir sotto il profilo tattico è ben disposto in campo, naturalmente in vantaggio per 1-0 nell'unico tiro in porta diretto verso la porta difesa da Bove, è stato molto bravo devo dirlo insomma Becciu ad inquadrare la porta con un gran tiro a lunga distanza, il pallone si è insaccato sotto l'incrocio dei pali, il Carbonia che pian piano sta cercando di venire avanti alla ricerca del gol del pareggio, ma attenzione perché il Monastir è sempre molto insidioso con le ripartenze, giocatori sempre molto insidiosi, rimessa segnata proprio alla formazione nero-blu di Monastir, il tocco indirizzato verso il numero 9 Poddesu che però viene anticipato e Michele Foglia adesso arretrato, in posizione arretrato, va a guadagnare questo pallone, c'è anche il fallo ai suoi danni, per cui il calcio di punizione decretato in favore della squadra del Carbonia, rimessa in gioco di Massa, tocca verso il centro a Di Meglio, ancora Carbonia in possesso del pallone sulla corsia di destra, il lancio è di Bibo Carta, interviene ancora Simone Marini, Marini in possesso del pallone, sempre lui, cerca la finta, ancora il numero 7 del Carbonia, Carta, può avanzare davanti a sé due avversari, chiaramente cerca la profondità, parte il traversone di Carta, il pallone rimpallato direttamente in out, vediamo cosa decide il direttore dell'incontro, ci sarà probabilmente la rimessa laterale in favore del Carbonia quando abbiamo varcato da 2 minuti e mezzo il 30° minuto, per cui siamo al 32° minuto nel corso del primo tempo, sempre 1-0 il vantaggio del Monastir. Carbonia nuovamente che cerca di andare verso l'area di rigore avversaria, un tentativo chiaramente di rendersi minaccioso, ma in questo frangente hanno gioco facile i giocatori del Monastir, poi pressati finiscono a terra, si tratta esattamente del numero 11 Masala, spinto alle spalle, per cui il calcio di punizione è giustamente assegnato alla formazione ospite, pallone posizionato sul rettangolo di gioco, sul manto erboso qui dello stadio Zoboli di Carbonia, certamente non in perfette condizioni, rimessa in gioco che avviene in questo istante, il pallone sulla corsia di destra rilanciato esattamente da Cadelano, ha cercato di servire il numero 7 Fois, smarcato, anticipato ai giocatori di Carbonia che spediscono la palla stessa in avanti, ancora un batti ribatti, palla alzata a campanile, sempre il Monastir che cerca di trovare chiaramente i varchi nella metà campo del Carbonia, con questo nuovo tentativo dello stesso
il solito Foyce, sempre molto attivo. Il pallone però intercettato ancora dalla formazione di Maurizio Largiu con Foddi, ha cercato di rilanciare col sinistro in avanti verso Trog, che però ha anticipato, ma Di Meglio a gioco facile sul suo diretto avversario è stato anche spinto probabilmente alle spalle, ha guadagnato così il calcio di punizione, gioco che riprende con Carta, allarga il gioco sulla destra dove c'è lo scatto di Maurizio Pisu, ha difficoltà nel trattenere questo pallone incespicato sul rettangolo di gioco il giovane laterale destro in questa circostanza, nella posizione destra in questa circostanza il giocatore con la maglia numero 2 del Carbonia, Maurizio Pisu, si è allungato troppo il pallone, per cui ci sarà rimessa in gioco ancora per la formazione del Monastir. Rimessa con le mani che è venuta in questo istante, ancora ottima la scelta di tempo da parte di Meglio, che ha anticipato il suo diretto avversario, poi però ha commesso anche fallo, e vediamo c'è anche l'ammonizione ai danni di Di Meglio in questo frangente, forse al primo fallo della partita, subito molto fiscale il direttore dell'incontro ha ammonito anche Di Meglio, così come Simone Marini, cartellino giallo sia per Marini sia per Di Meglio in questo primo tempo, quando siamo al 34 minuto e 30 secondi. Amici sportivi sintonizzati su telesardegnanetwork.com, 1-0 il vantaggio del Monastir grazie alla rete realizzata da Becciu al 15° del primo tempo. Il rilancio esattamente di Manca, palla sulla corsia di sinistra dove stoppa il pallone il numero 9 Federico Poddesu, cerca di allargare il gioco ad Usai, ancora lo scatto del solito Becciu, sempre insidioso, questa volta l'intervento in spaccata risolutore è di Pisu, che ha spedito il pallone direttamente in fallo laterale sul lato corto dell'area di rigore del Carbonia sulla faccia sinistra, la rimessa in gioco è di Usai, il Carbonia che cerca di allontanare il pallone dalla propria area di rigore, un batti ribatti, ancora il controllo di Masala, allarga il gioco sulla corsia di destra, avanza ancora dalla formazione di Spini con Cossu, cerca la triangolazione, tentativo di penetrazione nell'area del Carbonia e comunque interviene molto bene il difensore centrale della formazione minerale, si trattava di Boi se non vado errato in questa circostanza, lascia scorrere il pallone stesso che termina al di là dell'area bianca, per cui ci sarà rimessa in gioco proprio dall'area piccola dell'estremo difensore del Carbonia, Daniele Bove. Il rilancio di Bove, lunghissimo, giunge a ridosso della fascia mediana, anzi sulla tre quarti campo avversaria, stacca di testa ancora la formazione mineraria che guadagna con l'ultimo tocco del Monastir il fallo laterale. Sulla corsia di sinistra è Massa, l'appoggio all'indietro verso Foddi che stoppa il pallone con la coscia, mette giù il pallone ancora Foddi col sinistro per vie verticali, ha cercato ancora lo scatto di Trogu, interviene molto bene in interdizione ancora Cicu, davanti a sé tre avversari, cerca l'appoggio verso Trogu però non riesce a capirsi con il suo compagno di squadra, ancora Carboni in attacco, l'uscita dall'estremo difensore Zanda a gioco facile, impresa, presa alta del portiere della formazione Monastir che con tutta tranquillità attende il piazzamento dei compagni e si appresta al rinvio, la palla sul cerchio di centrocampo controllata col destro molto bene da Bibo Carta, l'appoggio verso Foddi, i centrocampisti del Carbonia cercano chiaramente di lavorare al meglio per tentare di costruire il gioco per portarsi nuovamente sulla parità, ancora vediamo l'arbitro dell'incontro sta parlottando con Michele Foglia, proteste da parte del giocatore con la maglia numero 9 del Carbone, soltanto redarguito verbalmente in questa occasione il giocatore centrattacco del Carbone, gioco fermo con l'arbitro molto molto fiscale, dobbiamo dirlo, finora ammoniti già due giocatori minerari, esattamente Marini e Di Meglio, quando siamo al 37° minuto del primo tempo, 1-0 il vantaggio della formazione del Monastir, gol di Becciu al 15°, allarga il gioco sulla corsia di sinistra, lo stoppo col petto è di Usai, mette giù il pallone, cerca l'affondo, il pallone però controllato bene a Di Meglio che ha anticipato il suo avversario e con questo lancio lunghissimo cerca ancora lo scatto di Trogu che però ha un difficile controllo, non era facile in quella circostanza, per cui l'azione sfuma e il pallone termina nuovamente tra le braccia di Zanda che rimette il pallone in gioco. La palla che giunge nella zona del campo dove possono intervenire ancora i giocatori del Carbonia con Maurizio Pisu, un batti ribatti, ancora a centrocampo Foddi riesce a controllare questo pallone, lo scambio col suo compagno di squadra, finalmente Foddi vede smarcato Massa sulla sinistra, poi pressato, deve indietreggiare ancora il Carbonia con il tocco all'indietro di Boi verso Di Meglio, ancora Di Meglio possesso del pallone, deve arretrare Carta, va a guadagnare questo pallone, si libera il suo diretto avversario con un dribbling, ancora Carta, ottimo il suo lavoro, l'appoggio verso il centro, Carbonia che cerca di macinare il gioco, allarga il gioco sulla corsia di sinistra, c'è lo scatto da parte, vediamo un po' del
di un giocatore del Carbonia, purtroppo sono riuscito ad individuare in questa circostanza, forse si trattava di Michele Foglia. Fatto sta che l'azione è sfumata perché i giocatori del Monastir hanno allontanato il pallone stesso direttamente in out. Rimessa in gioco assegnata alla formazione milionaria, che sta cercando naturalmente di accelerare per tentare ovviamente di portarsi sulla parità dopo il gol realizzato da Beccio al 15esimo, un gol veramente molto molto bello, di ottima fattura, un gran tiro di Beccio, la palla che si è saccata all'incrocio dei pali. Carbonia nuovamente in possesso del pallone con Trogu, anzi si trattava di Foglia, ancora il tentativo verso la porta avversaria, sbagliato però l'appoggio. Carbonia che cerca naturalmente di effettuare il forcing in questa ultima parte del primo tempo. Nuovamente Cicu in possesso del pallone, ha davanti a sé il numero 2, Cossu, cerca di superarlo in velocità, ancora Cicu, parte traversone di Cicu e poi Cossu però ha avuto la meglio. Vediamo, forse il pallone stesso è terminato in calcio d'angolo, vediamo cosa decide il direttore dell'incontro. Rimessa con le mani, probabilmente sempre sull'out sinistro, sul versante d'attacco della formazione mineraria. La rimessa in gioco verso Cicu, anticipato tutto il Monastir naturalmente adesso all'interno della propria metà campo a difesa del gol di vantaggio. È proprio Beccio in possesso del pallone, l'autore del gol, rilancia il pallone stesso sulla corsia di destra, non trova nessun compagno smarcato, per cui il Carbonia deve riprendere il gioco con la rimessa laterale. Quando siamo giunti al 40esimo minuto di questo primo tempo, sempre 1-0 il vantaggio per il Monastir. Rimessa dalla corsia di sinistra per il Carbonia, con Massa, la triangolazione con Foddi, ancora Massa, cerca la profondità verso l'area avversaria, non trova però nessun compagno, per cui sono i centrocampisti del Monastir con Poddesu. Esattamente Daniele Poddesu ha cercato di rilanciare in avanti, colto però in posizione irregolare il suo compagno di squadra. Calcio di punizione assegnato in favore del Carbonia, con Daniele Bove che lascia la propria porta per rimettere il pallone in gioco. Il rilancio del portiere minerario, palla lunghissima, intervento di testa da parte dei giocatori in maglia nero-blu che possono allontanare il pallone dalla propria area di rigore. Lo stop ottimo è di Federico Poddesu, trova ancora il suo compagno di squadra Masala, ancora Masala in possesso del pallone, cerca di appoggiare lo stesso Poddesu, ma poi riparte ancora il Monastir di Spini da destra verso sinistra per vie orizzontali. E il numero 8 Daniele Poddesu, ancora la triangolazione con il suo compagno di squadra Cossu, quindi il numero 7 Fois può avanzare. E poi ancora il pallone assegnato proprio alla formazione ospite, ci sarà probabilmente una rimessa con le mani da parte del Monastir. Ripresa del gioco è avvenuta in questo istante con il numero 8 Poddesu, ancora lui in possesso del pallone, allarga il gioco e poi ancora il pallone stesso verso Masala. C'è il lancio di Masala di 30 metri dalla parte sinistra del rettangolo di gioco, dove c'è ancora il tentativo di stop di Federico Poddesu, anticipato nuovamente in fallo laterale. Scorrono naturalmente i minuti, mancano al mio cronometro 4 minuti scarsi al termine del primo tempo, salvo recupero, con il Monastir sempre in vantaggio per 1-0, grazie al gol realizzato al 15esimo da Beccio. Adesso ci prova il Carbone, le finte di Simone Marini, ha cercato di superare in velocità due avversari, non ci cascano però i giocatori del Monastir che spediscono la palla stessa al di là della linea bianca all'altezza della panchina di Mister Spini. Il Carbone rimette il pallone in gioco in questo istante, vediamo Marini, ha cercato di servire se non vado errato Foglia, ancora Foglia in possesso del pallone, uno contro uno di Foglia, finisce a terra sia il giocatore della maglia numero 9 del Carbone ma anche il giocatore del Monastir. Lascia proseguire il direttore dell'incontro, non ha visto il fallo, per cui chiaramente si prosegue con Beccio in possesso del pallone, ha guadagnato la rimessa laterale. Nulla di fatto con il Carbone che naturalmente cerca di avanzare per rendersi insidioso. Finora comunque il Monastir sta tenendo molto bene il campo e grazie al gol realizzato da Beccio sull'unico tiro in porta della partita, insomma, è riuscito a trovare l'angolo alto sulla sinistra del portiere Daniele Bove, battuto dal gran tiro del giocatore del Monastir. Ancora Carbonia in possesso del pallone con Bui, allarga il gioco sulla sinistra a Massa. La formazione mineraria cerca di distendersi in questo finale di primo tempo, mancano 2 minuti e mezzo allo scadere, ancora il lancio verso l'area avversaria, l'intervento dei difensori del Monastir che spediscono il pallone direttamente in out, ma forse ha visto il fallo anche il direttore dell'incontro, per cui c'è un calcio di punizione proprio assegnato in favore della formazione ospite. Il pallone deve essere posizionato sul rettangolo di gioco, ci sono un po' di chiacchiere in campo con il direttore dell'incontro vicino alla zona del campo dove dovrà essere ripreso il gioco.
calcio di punizione in favore del Monastir qualche metro più avanti rispetto all'area di rigore della formazione ospite, sempre in vantaggio per una rete a zero, 1:30 al termine di questo primo tempo, con il portiere Zanda sul pallone, pronto al rinvio Zanda. Attendiamo chiaramente che il portiere spedisca il pallone in avanti, il pallone calciato in questo istante, ribattuto ancora i giocatori del Carbonia, si gioca un po' a tamburello in questa fase, ancora la formazione Monastir che cerca di recuperare questo pallone, gioco confuso, vede il fallo però l'arbitro, il signor Frau della sezione di Oristano, per cui Carbonia che dovrà battere questo calcio di punizione all'interno della metà campo della formazione del Monastir. Carbonia che ci prova naturalmente a venire avanti nel tentativo di recuperare la partita, il lancio sulla corsia di destra, l'intervento difensivo del Monastir spedisce il pallone stesso fuori dalla linea di bordo campo, per cui nuova rimessa in gioco per il Carbonia che cerca di rilanciare in avanti, nulla di fatto, il pallone si perde nuovamente in out, sempre sulla corsia di destra, sul lato corto dell'area di rigore del Monastir. Carbonia ci prova in questo finale di primo tempo con questo cross verso l'area avversaria, l'intervento da parte del giocatore del Monastir, ma forse il pallone va già varcato la linea bianca, per cui non c'è calcio d'angolo ma c'è rimessa dalla piccola area del portiere. Al mio cronometro, tempo scaduto in questo istante, forse ci sarà qualcosa da recuperare con la formazione mineraria che sta inseguendo. Nel frattempo allo Zobole è comparso anche il sole. Carbonia nuovamente in possesso del pallone, può ripartire la formazione di Maurizio Largi, vede fallo l'arbitro per cui ferma il gioco ed assegna il calcio di punizione in favore della squadra mineraria in questo finale primo tempo. Potrebbe essere questa l'ultima occasione della prima frazione di gioco, con Cincu sul pallone, il lancio in piena area verso Michele Foglia, cerca lo stop difficile, finisce a terra Foglia, lascia proseguire il direttore dell'incontro con Usai che spedisce il pallone in avanti e forse c'è anche il duplice fischio del direttore dell'incontro che manda probabilmente le due formazioni negli spogliatoi in questo finale di primo tempo. Insomma, ha recuperato pochissimo l'arbitro. Nel frattempo formazione a riposo con il Monastir in vantaggio per 1-0. Ci sentiremo nel corso della ripresa. Partita del campionato di promozione regionale dallo stadio Zoboli tra Carbonia e Monastir, primo tempo chiuso con il vantaggio della formazione ospite grazie al gol realizzato al 15° da Becciu, gran tiro dalla lunga distanza e accolto di sorpresa dall'estremo difensore Bove, il pallone si è insaccato sotto l'incrocio ai pali. Abbiamo azzerato il cronometro in questo istante, è partito il secondo tempo. Carbonia che attaccherà da destra a sinistra rispetto alla mia postazione qui dallo stadio Zoboli, con la formazione mineraria quest'oggi scesa con il completo bianco in possesso del pallone. Vediamo se cerca di accelerare la squadra di Maurizio Largi in questo secondo tempo, chiaramente nel tentativo di recuperare la partita. Non ci sono state probabilmente sostituzioni, stiamo controllando sul rettangolo di gioco, ma ancora non ci sono state le sostituzioni sul campo per quanto riguarda i Carboni a tutti gli uomini del primo tempo. Attenzione perché ci prova con l'inserimento Trogu, ha cercato di sorprendere l'estremo difensore Zanda, un po' ciabattato con il sinistro, il pallone è giunto debole sulle braccia dell'estremo difensore del Monastir. Subito Carbonia che ci prova in apertura del secondo tempo, mentre da segnalare per il Monastir la sostituzione in questo secondo tempo. Dal primo minuto Spiga in campo, è rimasto negli spogliatoi Cardia, mentre per quanto riguarda il Carbonia stesso schieramento del primo tempo. Monastir in possesso del pallone, può avanzare la squadra di Spini, come ho detto già prima nel corso del primo tempo è una formazione ben messa in campo la squadra del Monastir Cosmoto, certo è andato in vantaggio sull'unico tiro in porta della partita. Il Carbonia ci ha provato a venire avanti soprattutto nella parte finale del primo tempo, ma non è riuscito a costruire quelle azioni veramente insidiose che potevano regalare il gol del pareggio. Il pallone tranquillamente tra le braccia dell'estremo difensore Bove, che attende il piazzamento dei compagni e rilancia altissimo a campanile nella zona del campo sulla tre quarti del Monastir, dove c'è il rilancio proprio dei giocatori di Spini con Cadelano, ha cercato di servire il nuovo entrato Spiga, se non vado errato. Fatto sta comunque che si perde il pallone direttamente
sulla tre quarti campo del Carboni, e c'era anche il fallo decretato in favore dei Minerari, che hanno già battuto il pallone in avanti, palla stessa che termina al di là della linea di Bianca sulla corsia di destra sul versante d'attacco della formazione allenata da Maurizio Allargiu. Ci sarà rimessa in gioco ancora per il Carbonia, Carbonia che deve spingersi naturalmente in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Ci proverà in questo secondo tempo Massa, anzi no, si trattava di Pisu, ha rimesso il pallone in gioco, palla stessa che nuovamente in fallo laterale, si attende il piazzamento dei compagni, la nuova rimessa in gioco del Carbonia, cerca ancora di venire avanti con Trogu, il pallone rilanciato nella metà campo Mineraria, il pallone alzato nuovamente a campanile dallo stesso Maurizio Pisu, indirizzato a Trogu, ha cercato, anzi Marini ha cercato di mettere in movimento Foglia, ma il pallone poi è terminato tra i piedi dei giocatori del Monastir. Buona la pressione ad opera di Massa, se non vado errato, sulla sinistra, anzi no, si trattava di Boi. Carbonia minaccioso sulla corsia di sinistra, cerca l'affondo, parte il traversone dalla parte opposta, nessun giocatore ben appostato, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta, poi c'è anche un fallo, vediamo, un giocatore minerario rimasto a terra, il fallo ha segnato però alla formazione del Monastir, così ha deciso il signor Frau della sezione di Oristano. Due ammoniti per il Carbone nel corso del primo tempo, Di Meglio e Marini, e in questo frangente vediamo, mi pare si tratta di Federico Trogu che è andato a protestare anche nei confronti del collaboratore di destra del direttore dell'incontro, evidentemente forse strattonato all'interno dell'area di rigore avversaria. Non è dello stesso avviso il direttore d'incontro, ha segnato il calcio di punizione in favore del Monastir. Il rilancio è di Zanda, palla che giunge dalla metà campo dove c'è ancora l'intervento di testa dei giocatori del Monastir, l'ultimo tocco è della formazione in maglia nero-blu, per cui Carboni nuovamente sulla linea bianca di centrocampo per la rimessa in gioco, palla lunga indirizzata verso Trogu, ma sempre Monastir ben attento dalla propria area di rigore, cerca di rilanciare il pallone in profondità, tentativo di scatto ad opera di Poddesu, il fallo laterale mi pare assegnato proprio alla formazione ospite con l'intervento in spaccata di Maurizio Pisu, l'ultimo tocco del giocatore del Carbonia, nuova rimessa in gioco sempre per il Monastir all'altezza della tre quarti campo del Carbonia. Rimessa in gioco con le mani, lo stop del numero 8 Poddesu, Daniele Poddesu cerca il lancio adesso dalla parte opposta, cambia il gioco la squadra allenata da Spini, pressata però dai giocatori minerari, ancora il Carbonia che chiaramente va alla ricerca del pallone, lo guadagna con la rimessa in gioco con le mani ad opera di Massa, riparte il Carbonia da destra a sinistra con Foddi, cerca il lancio in profondità verso Simone Marini, buono l'appoggio verso Trogu, ancora Trogu non se ne sentite di calciare di prima intenzione, Trogu converge al centro, gran botta, la palla è ribattuta da Marini, azione insidiosa del Carbone in questa circostanza con Federico Trogu che chiaramente ha cercato di accentrarsi, forse poteva anche calciare col sinistro in prima battuta, non ci ha creduto, ha provato chiaramente a convergere al centro, un gran tiro poi successivo, il pallone che ha colpito involontariamente Marini indirizzato verso la porta avversaria. Forse la vera prima occasione da rete per il Carbonia in questa partita, Carbonia che deve inseguire con il Monastir sempre ben posizionato all'interno del rettangolo di gioco qui allo Zoboli. 1-0 il vantaggio per la formazione di Spini grazie al gol realizzato nel primo tempo al 15° da Becciu. Attendiamo la rimessa in gioco sempre in favore del Monastir quando sono trascorsi al nostro cronometro 6 minuti e 30 secondi, amici di telesardegnanetwork.com. 1-0 il vantaggio del Monastir con il Carbonia sempre in forcing alla ricerca del pareggio. Adesso c'è il fallo decretato in favore della formazione ospite, per cui sulla propria tre quarti campo sarà il Monastir a battere questo calcio di punizione esattamente con Cadelano, l'appoggio indirizzato a Masala, ancora Monastir in attacco, tentativo sulla fascia sinistra, ottimo lo spunto di Usai, poi viene fermato e c'è anche il fallo, fermato il gioco dal direttore d'incontro e calcio di punizione in favore del Carbonia con Foddi sul pallone, vediamo, forse lascia l'incarico della battuta al suo compagno di squadra Di Meglio, così è infatti il lancio di Di Meglio di 30 metri, palla al di là della fascia mediana nella zona del campo dove cerca di toccare il pallone Marini, l'anticipo ai suoi danni ma sempre Carbonia in possesso del pallone, cerca con Cicu, l'appoggio all'indietro verso Boi, allarga sulla sinistra,
Massa, ma non trova gli spazi utili la formazione mineraria per costruire le palle gol. Il lancio in profondità, l'uscita dell'estremo difensore Zanda è facilitato naturalmente perché i giocatori del Carbone sono rimasti tutti arretrati, per cui si riprende con il lancio in profondità per la formazione del Monastir, che però spedisce il pallone direttamente in fallo di fondo, anzi no, ha recuperato il pallone lo stesso portiere del Carboni, lo rilancia in profondità. Ancora Bove in possesso del pallone, tocco da parte di Cicu, indirizzato il pallone stesso verso Simone Marini, tentativo di scatto di Marini e il pallone che si perde direttamente in fallo laterale, con il Carbonia che chiaramente sta cercando di venire minaccioso in attacco. Ricordiamo Carbonia che gioca con 10 uomini in campo per l'espulsione di Michele Foglia al 43esimo. Carbonia che certamente non avrà vita facile. Espulso Michele Foglia per la formazione mineraria e quindi deve cercare chiaramente di trovare i varchi utili. Nonostante tutto, la formazione allenata Maurizio Largiu ci proverà comunque da qui alla fine della partita. Ancora Monastir in possesso della sfera, il tocco sulla corsia di destra è indirizzato a Cossu, cerca di venire avanti ancora il Monastir di Spini, il lancio in profondità è indirizzato verso Fois, che però non riesce a trattenere il pallone all'interno, anzi no, ci riesce, poi ancora la scivolata da parte del giocatore del Carbone, si trattava in questo frangente di Foddi se non vado errato, pallone direttamente in fallo di fondo, per cui ci sarà probabilmente la rimessa per il Monastir. Sempre 1-0 il vantaggio della formazione del Monastir, calcio d'angolo, parte lo spiovente, attenzione l'uscita di Bove, allontana il pallone come può e poi ancora il fallo ai danni di Di Meglio, per cui nuovo calcio di punizione in favore della formazione mineraria. Non è facile comunque giocare con 10 uomini in campo contro 11 essendo già sotto di un gol, e poi Michele Foglia, giocatore certamente sempre molto pericoloso in attacco. Carboni in questa stagione ha dovuto contare per molte volte, insomma, il fatto di rimanere con 10 uomini in campo, troppe espulsioni per la squadra allenata da Maurizio Largiu, lo diceva anche il presidente Renato Giganti nelle settimane scorse, è sempre intervistato ai nostri microfoni. Carbonia che ribatte il calcio dalla propria di rigore, area di rigore, chiedo scusa, pallone che si perde direttamente in out, la rimessa in gioco ancora per la formazione del Monastir, poi ancora l'intervento a gamba troppo alta, gamba tesa ad opera di Cicu che cercava in interdizione di recuperare questo pallone, per cui giusta l'interpretazione arbitrale, calcio di punizione in favore del Monastir che finora si mantiene sempre in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato nel primo tempo da Beccio al 15esimo. Il lancio nell'area mineraria, lo stacco di testa dei difensori del Carbonia spazzano a proprio il rigore, ancora l'intervento di Massa sempre sulla fascia laterale sinistra, buono lo stop col petto di Foddi, col piattone cerca di mettere in movimento Marini, pressato, tentativo di triangolazione con Cicu, ancora Marini, Cicu cerca chiaramente di intervenire sul suo avversario, poi ancora i giocatori di Spini controllano questo pallone all'altezza della bandierina sulla corsia di sinistra, dove il Carbone cerca di andare a pressare per tentare di soffiare il pallone ai suoi diretti avversari, non riesce nell'intento l'azione di Cicu, per cui rimessa in gioco ancora per il Monastir, palla nuovamente in fallo laterale. Nel frattempo se ne sono andati via 11 minuti e 30 secondi nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 il vantaggio in favore del Monastir. Attenzione adesso Federico Trogu, ancora Trogu in possesso del pallone, cerca il dribbling, parte il traversone in aria, gran tiro e la palla, peccato, grande occasione per il Carbonia, si perde a fondo campo con la deviazione ad opera di Simone Marini, ha tentato la gran botta al volo col destro e purtroppo per lui, insomma, ha calciato troppo con l'esterno, la palla si è persa a fondo campo, se avesse colpito il pallone di collo pieno sicuramente ci sarebbe stato il gran gol da parte di Simone Marini. In questa circostanza i due gemelli del gol si sono trovati, traversone a sinistra di Trogu e gran botta al volo di Marini,
purtroppo ha ciccato il pallone e palla stessa che si è perso direttamente a fondo campo. Grandissima occasione per riportarsi sull'uno pari con la formazione mineraria chiaramente in attacco nonostante giochi con 10 uomini in campo. Insiste ancora adesso il Monastir nella metà campo del Carbonia, pallone sulla corsia di sinistra dove c'è smarcato esattamente Poddesu. Avanza ancora la formazione di Spini, questa volta il numero 11 Masala, giocatore a tutto campo, allarga il gioco sulla destra, avanza adesso in questa circostanza Kossu per vie laterali, cerca il numero 7, il suo compagno di squadra Fois, palla troppo lunga, terminata direttamente a bordo campo, si è persa questa azione del Monastir che cercava di venire in avanti, chiaramente in vantaggio per una rete a zero, anche numericamente parlando sul rettangolo di gioco ha un uomo in più, per cui condizioni ideali per cercare di portarsi a casa la vittoria per la formazione del Monastir. Carbonia sempre comunque insidioso, ha avuto in questo secondo tempo due buone occasioni per pareggiare, una prima volta con Trogu, nella seconda occasione con Simone Marini che purtroppo non è riuscito ad inquadrare la porta da ottima posizione. Calcio di punizione decretato in questa circostanza in favore del Carbonia sulla propria metà campo, da destra a sinistra la formazione di Maurizio Largiu deve battere questo calcio di punizione con Di Meglio, posizionato il pallone all'interno della propria metà campo, battuto il calcio di punizione in avanti, l'intervento di Masala spazza la propria area, la propria metà campo, lancio indirizzato a Becciu, attenzione al contropiede di Becciu, giocatore insidioso, e guadagna la rimessa laterale sul lato corto, sulla corsia di destra dell'area di rigore del Carbonia. Ci sarà la rimessa in gioco per la formazione del Monastir. Sempre l'ottimo Kossu che sta disputando una buona partita, serve il suo compagno di squadra Becciu, cerca la profondità Becciu, parte il traversone, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, termina la parte opposta dove può intervenire il numero 3 Usai, ancora formazione di Spini pericolosamente in attacco, guadagna probabilmente il calcio d'angolo. Tre corner per parte in questa partita, 1-0 il vantaggio per il Monastir. Il gol, ricordiamolo, è di Becciu nel corso del primo tempo, un gol di ottima fattura. Dalla sinistra adesso sarà la formazione del Monastir pronta alla battuta dall'angolo, posizionato il pallone nella piccola area che delimita appunto il calcio d'angolo, battuto in questo istante, attenzione, palla pericolosamente in area del Carbonia, pallone che viene allontanato, tentativo di tiro a lunga distanza col sinistro, il pallone che viene controllato agevolmente da Bove che rilancia immediatamente il pallone in avanti. Vediamo se Trogu riesce a controllare questo difficile pallone, ancora Trogu sulla sfera, riesce a trattenerlo all'interno del rettangolo di gioco, uno contro uno, ancora Trogu guadagna il calcio d'angolo per il Carbonia, quarto angolo per la formazione mineraria, 3 ne ha battute il Monastir, 1-0 il risultato per la formazione ospite, con i minerari adesso tutti protesi in attacco alla ricerca del gol del pareggio, dalla bandierina il Carbonia, tutto in attacco la formazione di Maurizio Largiu, parte il traversone in area, staccano di testa ancora gli attaccanti della formazione mineraria, sempre tutto il Carbonia in attacco, ancora il traversone in area, la palla viene allontanata dai difensori del Monastir che hanno vita facile in questa circostanza, la pressione ancora del Carbonia con Simone Marini, ancora Marini cerca il dribbling, ha davanti a sé un avversario, parte il traversone in area, attenzione c'è l'uscita del portiere, anticipa tutti con il giocatore del Carbonia Di Meglio che si era portato adesso nell'area avversaria, ricerca chiaramente del gol del pareggio, ha avuto gioco facile Zanda che è andato a ostacolare proprio il difensore centrale del Carbonia. Adesso vediamo cosa decide l'arbitro, assegna il calcio di punizione in favore della formazione mineraria nella propria metà campo con Cicu in possesso del pallone, il rilancio in profondità da parte dei giocatori in maglia nero-blu, quelli del Monastir, ma il gioco mi pare nuovamente fermo, ha visto forse il fallo il signor Frau della sezione di Oristano. Calcio di punizione in favore del Monastir che chiaramente sotto il profilo tattico è più facilitato in questo secondo tempo visto che gioca con 11 uomini contro 10. Adesso anche la sostituzione nelle file del Monastir, sta abbandonando il rettangolo di gioco il numero 7 Fois, sostituzione al 17esimo dentro al campo Perra, il giocatore della formazione ospite Perra,
in campo al posto di Foyce. Gioco che riprende in questo istante con il calcio di punizione già battuto da Cadelano. 17 minuti e 30 secondi, sempre 1-0 il vantaggio del Monastir, che adesso va a recuperare questo pallone per un istante con Becciu, ma avanza ancora a formazione mineraria, cerca chiaramente di ripartire in contropiede sulla sinistra, tentativo di scatto da parte di Ciccu fermato. Vediamo l'arbitro cosa decide in questa circostanza. Gioco fermo. Rimessa laterale in favore del Carbonia con Ciccu sul pallone sulla sinistra. Carbonia che deve rimettere il pallone in gioco. Attendiamo ovviamente la ripresa. Gioco che riprende con la formazione del Monastir che sta per effettuare il cambio. C'è la segnalazione della panchina, ma chiaramente in questo momento non può avvenire la sostituzione. Il portiere del Monastir spedisce il pallone direttamente in fallo laterale proprio per far evidentemente effettuare la sostituzione, ma sostituzione che invece non avviene. Forse ci ha ripensato il mister Spini. Gioco che è ripreso in questo istante intorno al 19° minuto del corso del secondo tempo, sempre 1-0 il vantaggio del Monastir, che da sinistra a destra può avanzare esattamente con Manca, tentativo di appoggio sulla corsia di destra dove c'è lo scatto di Cossu, ancora lui in possesso del pallone, cerca la triangolazione, sempre Cossu in possesso del pallone. Attendiamo chiaramente che il Monastir cerchi chiaramente la profondità, il lancio che avviene in questo istante sulla sinistra, cerca lo scatto ovviamente Poddesu, parte il traversone, vediamo c'è una deviazione sotto porta, la palla che si perde direttamente a fondo campo, nulla di fatto, sempre 1-0 il vantaggio del Monastir con la rimessa in gioco ad opera di Bove. Bove pronto al rilancio, pallone posizionato sulla piccola area, rilancio dell'estremo difensore del Carbonia, palla giunta sulla tre quarti campo, colpita di testa dei giocatori del Monastir, poi viene alzato a campanile dal numero 5 Manca, che spedisce il pallone direttamente sulla tribuna di Stinti. Ci sarà la rimessa in gioco per la squadra mineraria, che si sta portando certamente in attacco alla ricerca del gol del pareggio. Ha avuto due occasionissime, una con Trogu, il pallone calciato debolmente terminato tra le braccia di Zanda, l'altra con lo spunto dello stesso Trogu, traversone a sinistra, tiro al volo di Marini, la palla calciata troppo con l'esterno e terminata abbondantemente a fondo campo. Poteva essere certamente quella l'occasione vera da rete per il Carbonia, che probabilmente meriterebbe perlomeno il pareggio finora per quello che si è visto sul rettangolo di gioco. Ancora il rilancio del portiere, palla a campanile, giocatori del Carbonia a caccia del pallone con Bibo Carta, guadagnano rimessa laterale, Maurizio Pisu va a raccogliere il pallone nella pista attorno al rettangolo di gioco, la rimessa che è avvenuta in questo istante, e il numero 8 del Carbonia Foddi, l'appoggio all'indietro, ancora il nuovo tentativo di profondità da parte dei giocatori di Maurizio Allargiu, che cercano chiaramente di venire in avanti alla ricerca del pareggio con Ciccu, buon lavoro da parte di Ciccu, ancora avanza Ciccu col sinistro, ha cercato di mettere in movimento Marini, buono lo scambio sulla sinistra, scatta anche Massa, l'appoggio verso Federico Trogu, Trogu ha davanti a sé due avversari, ancora Trogu cerca la penetrazione nell'area avversaria, poi il terzo giocatore riesce a toccare il pallone, soffiarglielo, chiaramente Trogu sempre attorniato da due, tre giocatori, giocatore sempre molto molto insidioso. Monastir che adesso controlla il pallone agevolmente a centrocampo alla ricerca appunto di venire avanti con tutta tranquillità, visto e considerato che è in vantaggio per 1-0 ed anche un uomo in più in campo, vista l'espulsione di Foglia. Carbonia che gioca con 10 uomini, ancora la formazione mineraria in possesso del pallone, buono lo scambio, Trogu, Ciccu sulla sinistra, vediamo lo scatto di Marini, vediamo se riesce a raggiungere questo pallone, palla troppo lunga, si perde direttamente a bordo campo, nulla di fatto, il Carbonia ci sta provando, ovviamente l'impegno da parte dei giocatori Maurizio Allargiu c'è, e però purtroppo nelle due occasioni avute finora in questo secondo tempo soprattutto non è riuscito a sfruttare veramente
le due azioni che hanno caratterizzato appunto il secondo tempo, prima con Trogu e poi con Simone Marini. Adesso vediamo, c'è cartellino rosso anche per Carta, espulso anche il giocatore del Carbonia Carta per un fallo ai danni del suo diretto avversario, e l'arbitro lo manda anzitempo negli spogliatoi. Due espulsi, adesso si fa veramente difficile con nove uomini in campo per la squadra di Carbonia cercare magari di riportarsi sulla parità. Bibo Carta è entrato duro in questa circostanza, perlomeno così sembrava dalla nostra postazione, è stato punito col rosso, espulsione per Bibo Carta esattamente al 27esimo minuto nel corso del, anzi no, chiedo scusa, al 24esimo minuto nel corso della ripresa, con il Monastir sempre in vantaggio per una rete a zero. Carbonia in possesso del pallone, adesso veramente si fa dura, 9 giocatori contro 11 per quanto riguarda appunto il conto in campo dei giocatori. Due espulsioni per il Carbonia, difficilissimo giocare in queste condizioni. Dovrà essere rimesso il pallone in gioco esattamente con Massa, l'appoggio verso Cicu, avanza Cicu, buono lo scambio con Davide Massa, ancora lui in possesso del pallone, cerca di trattenere questo pallone all'interno del rettangolo di gioco, poi viene pressato, ancora i giocatori del Monastir cercano chiaramente di ostacolare le avanzate del Carbonia che generosamente si butta in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Il lancio verso Trogu anticipato da due giocatori avversari, ancora Cicu riesce molto bene a guadagnare il pallone, poi fermato in una seconda battuta, ma ancora la formazione di Orlargiu cerca di venire avanti con Massa, l'appoggio è verso Trogu, lo scambio tra i due, parte il traversone verso Marini, se non vado errato, viene anticipato il giocatore del Carbonia, per cui si è persa ancora l'azione della formazione mineraria. Può avanzare ancora la squadra di Orlargiu, nuovo tentativo verso Trogu, fermato ancora una volta, Monastir che chiaramente sta contenendo gli assalti della formazione mineraria. Carbonia generosissimo, grande carattere comunque della formazione di Orlargiu che nonostante giochi con 9 uomini viene sempre in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Lo avrebbe meritato per quello che abbiamo visto finora, soprattutto nel corso della ripresa, due grandi occasioni sfumate purtroppo in una tiro troppo debole da parte di Federico Trogu da buona posizione, nella seconda, soprattutto la seconda occasione, quella migliore con il tiro di Marini che si è perso a fondo campo, purtroppo ha ciccato il forte giocatore del Carbonia che veste la maglia numero 10, per cui il risultato sempre sull'1-0 in favore del Monastir grazie alla rete realizzata al 15esimo minuto del primo tempo da Becciu. Ci avviamo al 26esimo minuto del corso della ripresa con il Carbonia che deve battere questo calcio di punizione dalla propria metà campo, il tocco è di Boi, ancora il Carbonia in possesso del pallone, lo scambio tra i difensori centrali della formazione mineraria, allargano il gioco verso Massa, ancora Carbonia in possesso del pallone con Cicu, autore di un'ottima prestazione, ancora Cicu cerca la triangolazione, il lancio in profondità dove però nessun giocatore è appostato, ma sempre la squadra mineraria in possesso del pallone, avanza ancora con Di Meglio, se non vado errato, cerca di sferrare un gran tiro a lunga distanza, colpisce il pallone con l'esterno destro, palla direttamente a fondo campo, nulla di fatto. Ci sta provando con coraggio la squadra di Orlargiu che adesso effettua anche il cambio, sta per entrare il numero 14 Bullegas al posto del numero 4 Cicu, autore senza dubbio però di una buona prestazione quest'oggi. Bullegas in campo esattamente al 27esimo minuto nel corso della ripresa con l'estremo difensore Zanda pronto alla battuta, il tocco ravvicinato verso il numero 2 Cossu, anch'egli autore di una gran bella prestazione, il lancio di 30 metri di Cossu trova però in posizione irregolare il giocatore con la maglia numero 11 se non vado errato. Si trattava di Masala in questa circostanza, calcio di punizione battuto, anzi no, che sta per essere battuto da Bove, il lancio di Bove in questo istante, palla altissima, campanile,
giunge nella zona del campo dove però i giocatori difensori del Monastir hanno gioco facile. Attenzione al contropiede della formazione di Spini, l'intervento risolutore da parte di Maurizio Pisu in spaccata. Se non vado errato è stato Pisu in spaccata ad allontanare il pallone in questa circostanza, quando il giocatore del Monastir si stava involando tutto solo verso la porta, difesa da Bove, minaccioso il Monastir in contropiede. Deve stare attento la squadra allenata Maurizio Largiu, perché ovviamente più si sbilancia in avanti con soli 9 uomini in campo, più lascia gli spazi, praterie per la formazione del Monastir, che potrebbe chiaramente punire severamente il Carbonia. Il rilancio ancora per la formazione minerale, attenzione, Trogo in piena aria, viene anticipato all'ultimo istante dal portiere Zanda, che esce sui piedi dell'attaccante del Carbonia, che cercava chiaramente di destreggiarsi in piena area. Non è facile per il duo Marini Trogu quest'oggi, controllati comunque dai difensori del Monastir, considerando il fatto che giocano con due uomini in più sul rettangolo di gioco. Due espulsioni, Michele Foglia e Bibo Carta, molto penalizzanti in questa partita per il Carbonia, che adesso subisce l'attacco. Attenzione ancora Monastir, pericolosissimo, palla in aria e viene allontanata all'ultimo istante dalla difesa mineraria. Ancora il tentativo di tiro a lunga distanza, ottima occasione del Monastir in piena area che ha seminato scompiglio, se l'è cavata comunque la difesa del Carbonia, è riuscita ad allontanare come ha potuto. Sempre però Monastir in possesso del pallone, Caparbio viene in avanti, ottima l'interdizione questa volta di Foddi, se non vado errato, ancora lui in possesso del pallone, col sinistro cerca di far viaggiare sul lato destro del rettangolo di gioco Federico Trogu, punta l'avversario con la sua solita azione caracollante. Ottimo l'appoggio in aria verso Simone Marini. Marini tenta il tiro, la palla che termina a fil di palo. Grande occasione per pareggiare ancora una volta per Simone Marini, che si è girato molto bene, servito, imbeccato ottimamente da Trogu. Si è girato rapidamente, ha sferrato il tiro e non ha trovato la porta. Carbonia minaccioso, gioca con 9 uomini in campo, ma già 3 occasionissime in questo secondo tempo per la formazione di Maurizio Largiu, che sta cercando assolutamente di riportarsi sull'uno pari. Il rilancio del portiere, azione insidiosissima esattamente alla mezz'ora della ripresa per il Carbonia, con Simone Marini certamente sempre molto pericoloso. Adesso è Bullegas che ha cercato di anticipare il suo diretto avversario. Il pallone però se l'è portato direttamente in fallo laterale, per cui la rimessa in gioco è per il Monastir. Può avanzare la squadra di Spini, adesso viene pressata a centrocampo con i giocatori del Carbonia veramente onnipresenti su tutto il rettangolo di gioco. Stanno effettuando il pressing alla ricerca disperata del pallone, nel tentativo poi di creare quelle opportunità sotto porta che potrebbero portare la formazione mineraria nuovamente sull'uno pari. Ha avuto 3 occasionissime in corso della ripresa e purtroppo prima Trogu e poi per ben 2 volte Marini non sono riusciti a battere Zanda da buona posizione. Adesso il calcio di punizione per la formazione della Carbonia sulla tre quarti campo avversaria. Pallone deve essere posizionato all'interno del rettangolo di gioco per la rimessa all'altezza della panchina di Mister Spini. Il pallone calciato in questo istante, palla che giunge adesso all'altezza a ridosso dell'area di rigore avversaria. È Trogu che controlla questo pallone, ancora Trogu, parte il traversone, la palla viene smorzata, anzi si trattava di Marini, il pallone smorzato da un difensore. Hanno avuto gioco facile in questa circostanza i difensori del Monastir, che adesso cercano di ripartire nuovamente verso la metà campo avversaria, fermati in fallo laterale vicino alla panchina di mister Maurizio Largiu, che naturalmente segue la partita sempre in piedi dando i ragguagli ai suoi uomini. Nuovamente Monastir in possesso del pallone con Masala, viene pressato, non c'è fallo dice l'arbitro, quindi è il nuovo entrato nel corso di questo secondo tempo per il Carbonia. Bullegas ha aperto il gioco con la formazione minerale ancora insidiosa, tentativo di tiro questa volta di Foddi e il pallone che si perde nuovamente a fondo campo. Un'altra azione insidiosa per la formazione minerale dalla lunga distanza, ci ha provato ancora il Carbonia e il pallone però si è perso sulla destra del portiere, abbondantemente al lato. Nulla di fatto, sempre 1-0 il vantaggio del Monastir. Monastir che aveva già punito nel corso della prima partita di campionato il Carbonia, è in vantaggio allo Zoboli quest'oggi.
Masala, l'apertura sulla sinistra, buono il controllo da parte di Poddesu che può avanzare, poi c'è il ritorno da parte dei giocatori minerari che poi guadagnano anche il calcio di punizione. Calcio di punizione sta per essere battuto, se non vado errato, da Pisu. E Pisu che deve attendere chiaramente il piazzamento dei compagni, lascia l'incarico della battuta a Bove. Bove deve posizionare il pallone sul rettangolo di gioco, attende il piazzamento dei compagni e si appresta così alla battuta lunga quando ci avviamo al 34esimo minuto nel corso della ripresa. Sempre 1-0 il vantaggio del Monastir sul Carbonia, un Carbonia molto molto generoso che comunque, nonostante sia con 9 uomini in campo, ha creato alcune palle gol molto interessanti che purtroppo gli attaccanti non sono riusciti a sfruttare al meglio. Il Monastir nuovamente in possesso del pallone, può avanzare da sinistra a destra con questo lancio in avanti, il pallone però molto ben controllato dai giocatori minerari che adesso si portano nell'area avversaria, parte il tiro cross, il pallone che si perde a fondo campo, si trattava in questa circostanza, se non vado errato, di Boi che si è portato nell'area avversaria, ha cercato un tiro cross e il pallone però si è perso a fondo campo, un nulla di fatto. Sempre 1-0 il vantaggio del Monastir con Bullegas in pressing, molto bravo il giocatore con la maglia numero 14, è riuscito a ribattere il rilancio del giocatore del Monastir sulla corsia di destra, si trattava esattamente di Kossu. Il fallo laterale già battuto da parte del giocatore del Monastir, può avanzare ancora la formazione ospite che ricordiamo in vantaggio per 1-0. Adesso interviene anche il direttore dell'incontro, ferma il gioco ed assegna questo calcio di punizione in favore del Monastir che per vie orizzontali batte immediatamente il calcio di punizione esattamente con Kossu. L'apertura sulla corsia di sinistra ad Usai, avanza la formazione di Spini che adesso è in vantaggio con 2 uomini di vantaggio sul Carbonia, 11 contro 9 gioca la formazione del Monastir per le espulsioni di Michele Foglia e di Bibo Carta. Carbonia penalizzato naturalmente con le espulsioni, nonostante tutto ha creato 3 palle gol molto interessanti non sfruttate dagli attaccanti del Carbonia. Ancora avanza la squadra di Spini, nel frattempo passano i minuti, 10 minuti allo scadere, salvo recupero con la squadra di Spini sempre minacciosa in area, attenzione all'incursione, l'appoggio verso il centro, Becciu, ancora Becciu, non riesce però a girarsi per il tiro, deve portarsi il pallone al di fuori dell'area di rigore, insiste però ancora la formazione ospite, parte il traversone, il pallone indirizzato direttamente sul portiere, per cui si perde questa azione d'attacco del Monastir che con Becciu non è andata al tiro, fortunatamente per il Carbonia, e la formazione mineraria chiaramente che può giocare ancora questo finale di partita alla ricerca del gol del pareggio. Il lancio in piena area verso Simone Marini viene anticipato dal portiere esattamente Zanda che con le mani fa viaggiare sulla corsia di sinistra il suo compagno di squadra esattamente Usai. Avanza ancora il Monastir che naturalmente gioca un po' al piccolo trotto in questo finale di partita, è in vantaggio per 1-0, 2 uomini anche in più per la formazione nata da Spini, per cui certamente una condizione molto più agevolata rispetto a quella del Carbonia che deve inseguire, nonostante tutto può ancora eventualmente riuscire a guadagnare perlomeno il pareggio. La formazione di Maurizio Largiu deve crederci fino alla fine, il lancio per vie verticali, il pallone nuovamente indirizzato verso l'attaccante esattamente il numero 9 Poddesu, ancora lui in possesso del pallone, poi però c'è il fallo del giocatore del Monastir per cui il calcio di punizione è assegnato proprio al Carbonia. Con Boi posiziona il pallone sul lato destro del rettangolo di gioco nella propria metà campo, rilancia il calcio di punizione, lancio di 40 metri indirizzato verso Trogu che però ha anticipato, ancora Foddi, Carbonia che ormai gioca con questi lanci a scavalcare ovviamente il centrocampo della formazione del Monastir, attenzione perché adesso il Monastir si invola sulla corsia di destra pericolosamente, il controllo da parte del giocatore di Spini, l'appoggio in piena area, attenzione, parte il traversone, colpo di tacco, un batti e ribatti e il Monastir che è andato vicinissimo al gol del 2-0, sarebbe stato veramente il KO definitivo per il Carbonia che si è salvato per miracolo in questa azione. Ancora il nuovo lancio in profondità, palla troppo lunga, finita direttamente a fondo campo.
veramente insidiosissima l'azione del Monastir. Ovviamente ci sono ampi spazi che gli lascia certamente il Carboni, e questo fine di partita proteso in attacco alla ricerca del gol del pareggio. Il Carboni che nonostante tutto gioca con grande generosità, e però non è facile, non è facile con 9 uomini in campo contro 11 riuscire a creare le opportunità sotto rete. Per la verità il Carboni ne ha costruito 3, e purtroppo per gli attaccanti della formazione mineraria non sono riusciti ad inquadrare la porta, per cui finora questo è il risultato di 1-0 in favore del Monastir, quando al mio cronometro mancano circa 6 minuti e 30 secondi allo scadere della partita, al 90esimo, salvo poi il recupero. Ancora avanza il Monastir, minaccioso, pericoloso in aria, ancora l'errore da parte del giocatore del Monastir che si trovava tutto solo in piena area, all'anticipo all'ultimo istante dei giocatori del Carbonia che hanno spazzato la propria area di rigore sul lato sinistro del rettangolo di gioco. Adesso il numero 3 Usai pronto alla rimessa in gioco. Ottima la prestazione di Usai in questa partita, così come sulla fascia destra di Cossu, certamente autori di un'ottima prestazione i due laterali della squadra allenata da Spini, ben disposta in campo dal tecnico cagliaritano. Ancora la squadra nero-blu in possesso del pallone, adesso chiaramente cercano di far passare i secondi gli uomini del Monastir, ma vengono anche minacciosi questo fine di partita con lo stesso Cossu. Viene pressato, l'appoggio all'indietro, Poddesu, ancora Becciu tenta la conclusione col sinistro, palla colpita troppo con l'esterno e si perde abbondantemente a fondo campo. Sempre 1-0 il vantaggio per la formazione del Monastir, mentre adesso vediamo, dovrà essere recuperato il pallone, forse ci sono anche i cambi, così è infatti. Doppio cambio nelle file del Carbonia, sta per entrare in campo Corda, Massimino Corda e anche Mattia Giganti sul rettangolo di gioco. Fuori, vediamo chi sta abbandonando il rettangolo di gioco, fuori il numero 8 Foddi per il Carbonia ed anche il numero 6 Boi per la formazione mineraria, sostituiti in questi ultimi 5 minuti. Chiaramente gioca il tutto per tutto in questo fine di partita il mister del Carbonia Maurizio Largiu, in una partita disgraziata per la formazione del Carbonia con 2 espulsi e chiaramente diverse palle gol fallite dagli attaccanti, quelli di maggior spessore della formazione mineraria, Trogo e Marini. In una circostanza Trogo ha calciato troppo debolmente da ottima posizione, nelle altre due Marini non è riuscito invece ad inquadrare la porta, veramente un peccato. Adesso ancora il Carbonia in questo finale si butta tutto in avanti alla ricerca del pareggio, un batti ribatti, il pallone che viene allontanato, alzato a campanile, lo stop col petto se non vado errato è di Bullegas, l'appoggio all'indietro, il Carbonia che ci prova in questo finale di partita. Marini, ancora la triangolazione, Marini cerca la botta al volo, non inquadra il pallone, ancora Marini allarga il pallone sulla sinistra, parte il traversone pericoloso e ancora minacciosa la formazione del Carbonia. L'intervento difensivo all'ultimo istante ad opera del difensore centrale manca, spazza la propria rigore e spedisce il pallone in calcio d'angolo. Quinto angolo per il Carbonia, 4 ne ha battuto il Monastir, sempre 1-0 in questo finale incandescente con il Carbonia tutto proteso in attacco alla ricerca del gol del pareggio. Si è reso minaccioso ancora una volta la squadra allenata da Maurizio Largiu, con Marini adesso dall'angolo pronto alla battuta. Tutti i giocatori in maglia bianca adesso sono a metà campo del Monastir. Parte lo spiovente in piena area, l'uscita di Zanda con i pugni, anticipa tutti, ancora il Carbonia in attacco, questo tiro dalla lunga distanza finito tra le braccia dello stesso Zanda che immediatamente rilancia il pallone alla ricerca di qualche compagno smarcato nella metà campo del Carbonia. Ovviamente ci sono ormai praterie nella metà campo mineraria, quindi Monastir potrebbe assolutamente sfruttare gli spazi che gli concede ovviamente il Carbonia in questo finale di partita. Il controllo da parte di Usai, se non vado errato, è finito a terra. Si trattava del giocatore del Monastir che poi adesso va ancora una volta a recuperare il pallone e spedirlo direttamente in fallo laterale sulla panchina di Maurizio Largiu. Sempre il Carbonia generosissimo in attacco in questo finale di partita. Manca poco, 2 minuti e 30 secondi il mio cronometro. Ancora Bullegas cerca il traversone verso l'area avversaria, ma nessun giocatore del Carbonia con la maglia bianca è ben appostato. Ancora il forcing della formazione di Ollargiu in questo fine di partita, parte il traversone, ancora lo stop, tentativo di tiro di Simone Marini, ottimo l'aggancio, ha cercato il tiro al volo, la palla ribattuta dal corpo del suo diretto avversario,
e sfuma ancora questa azione d'attacco per il Carbonia. Ancora insiste la squadra di Ollargiu, il lancio verso Trogu, l'anticipo ai suoi danni. Ancora i difensori del Monastir che stanno comunque soffrendo in questo finale di partita. Carbonia che meriterebbe ampiamente il gol del pareggio per quello che abbiamo visto finora. Manca pochissimo, 2 minuti allo scadere, salvo recupero con il Carbonia nuovamente in possesso del pallone. Alza questo pallone a campanile nella zona del campo dove però hanno gioco facile i giocatori del Monastir, con Kossu, anzi Usai in questo frangente, ha lanciato il pallone in avanti. Non sono attenti però i compagni di squadra, per cui si perde, sfuma l'azione offensiva della squadra di Spini. E lo stesso Pisu rilancia il pallone di 30 metri nella zona del campo dove c'è lo scatto in questa circostanza di Federico Trogu. Il pallone però irraggiungibile, finito tra le braccia dell'estremo difensore Zanna. Si perde ancora questo attacco per la formazione mineraria, manca veramente poco, pochi minuti allo scadere per il Carbonia. Certamente sarebbe una sconfitta grave quella di oggi allo stadio Zoboli davanti al proprio pubblico dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Sant'Antioco per 4-0. Si attendeva chiaramente una prestazione grintosa quella del Carbonia quest'oggi contro il Monastir. Monastir che comunque ha avuto la fortuna di sfruttare l'unica azione forse vera del primo tempo, un gran tiro a lunga distanza ad opera del numero 10 Becciu, che ha inquadrato la porta, il pallone si è insaccato alle spalle di Bove e da lì ha costruito finora il vantaggio la squadra allenata da Spini, aiutata comunque anche credo da alcune decisioni arbitrali troppo affrettate. Adesso larghi spazi, il Monastir è pericoloso in attacco, l'intervento risolutore definitivo da parte di Di Meglio, se non vado errato, è andato a chiudere chiaramente sul giocatore, stava involando in contropiede, per cui guadagna il fallo laterale proprio la formazione allenata da Spini in questo finale di partita. Siamo ormai al 90esimo, tempo al mio cronometro ormai scaduto, si gioca ovviamente il recupero con il Monastir nuovamente in possesso del pallone sulla faccia destra, parte il traversone, ancora il Carbonia che cerca di allontanare il pallone come può, ma sempre sui piedi dei giocatori del Monastir che possono avanzare. C'è la penetrazione nell'area, si allarga il giocatore del Monastir, ancora in possesso della sfera, poi viene inseguito dai giocatori minerari che così cercano di allontanare come possono ovviamente la squadra ospite. Parte ancora il nuovo traversone ma sbaglia tutto, il pallone si perde direttamente a fondo campo. Nulla di fatto, siamo in pieno recupero, 1 minuto oltre il 90esimo. Lascia correre il direttore dell'incontro, evidentemente sta facendo recuperare qualche minuto per alcuni incidenti di gioco che sono avvenuti durante la partita. Ultimissime possibilità per il Carbonia per guadagnare almeno un punto in questa partita direi alquanto sfortunata. Carbonia che ha dovuto giocare con 9 uomini in campo nel corso della ripresa, e ovviamente il Monastir facilitato da questa situazione è riuscito finora a controllare il risultato, ma ci sono diverse occasioni sul taccuino appuntate dal sottoscritto per la formazione mineraria che avrebbe potuto ottenere il pareggio se fossero stati più lucidi sotto porta i 2 attaccanti più prolifici della formazione mineraria. Adesso siamo veramente al termine quasi della partita, con il Carbonia dovrà battere questo calcio, anzi questo fallo laterale con Massa, il tocco indirizzato verso Bullegas, ancora Massa sulla fascia sinistra, l'appoggio a Pisu, Carbonia che ci prova fino alla fine ovviamente, nuovamente Massa, il tocco verso Bullegas, si gira subito, effetto il lancio in piena aria, colpo di testa, Carbonia in attacco, ancora l'uscita di Zanda, non c'è nulla da fare perché Zanda in anticipo ovviamente è intervenuto sull'attaccante minerario che ha commesso anche fallo, probabilmente si trattava di Federico Trogu. Calcio di punizione assegnato in favore del Monastir quando sono trascorsi già circa 2 minuti e mezzo oltre il 90esimo, con l'arbitro che lascia proseguire la partita. Monastir nuovamente in possesso del pallone ma deve battere questo calcio di punizione, forse veramente siamo ormai alle ultime battute della gara, con il Carbonia che sta soccombendo per 1-0 e la formazione di Spini che rilancia il pallone in avanti, cerca il contropiede, non lo trova perché è ben appostato comunque ancora una volta il giocatore del Carbonia
che fa ripartire l'azione offensiva. Si tratta di Mattia Giganti, buono il suo dribbling, l'appoggio col destro verso Di Meglio, ancora Giganti, possesso del pallone, chiaramente viene attorniato a due giocatori che vanno a pressarlo, si deve liberare della sfera, l'appoggio di Pisu indirizzato sulla corsia di destra verso Federico Trogu, ancora il Trogu combatte molto bene, vediamo se guadagna rimessa laterale, ultimissima azione per il Carbonia, con Trogu lascia l'incarico la battuta a Di Meglio, forse questa è l'ultima possibilità per la formazione di Maurizio Largiu per riportarsi sulla parità. La rimessa che è venuta in questo istante, Bullegas cerca di far proseguire il pallone, Marini colpo di tacco, cerca ancora di servire lo stesso Trogu, un batte ribatte all'altezza dell'area di rigore avversaria, ancora la formazione mineraria in possesso del pallone, stacca di testa Pisu e poi chiaramente parte il contropiede, contropiede del Monastir tutto solo davanti al portiere, attenzione l'ultima occasione, tiro e c'è ancora la parata probabilmente di Bove. Forse non c'è neanche il tocco di Bove, fatto sta che si è mangiato il gol del 2-0, era tutto solo e forse proprio in questo istante c'è anche il triplice fischio finale. Così è infatti, l'arbitro dell'incontro, il signor Frau della sezione di Oristano, manda le due formazioni direttamente negli spogliatoi. Una sconfitta per il Carbonia che ha subito il gol esattamente al 15° del primo tempo ad opera di Becciu, un gran tiro che si è saccato alle spalle di Bove. E poi però purtroppo il Carbonia penalizzato dalla doppia espulsione, prima Foglia, poi Bibo Carta, purtroppo ha subito una sconfitta considerando anche il fatto che la formazione del Carbonia ha avuto 2-3 palle gol nitidissime, non sfruttate dalla formazione di Maurizio Ollargiu. Sconfitta grave direi per la formazione mineraria che domenica prossima andrà ad affrontare il Pula in trasferta. Naturalmente sempre telecronaca qui su telesardegnanetwork.com. Da Renato Scanu, la più cordiale, buona serata.